Sette arresti e una lunga pagina di storia contemporanea che si chiude. Sette ex brigatisti fermati in Francia su richiesta dell'Italia. Altri tre sono riusciti a fuggire e sono ricercati. Un'operazione dell'antiterrorismo italiana condotta dalla polizia francese grazie all'Ufficio di Cooperazione Internazionale, lo SCIP, che era nell'area da settimane, da quando i ministri della giustizia dei due paesi avevano trovato un accordo sul rimpatrio di coloro che si nascondevano oltre Alpe da anni, grazie a suo tempo alla protezione accordata dal presidente Mitterrand. Alcune di queste persone sono accusate di gravissimi reati, parliamo di omicidi, si tratta di persone che sono state condannate all'ergastolo. Ombre rosse, questo è il nome del dossier. Dei sette fermati, quattro hanno una condanna all'ergastolo. Sono Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, tutti ex appartenenti alle BR. Narciso Manenti invece faceva parte dei nuclei armati di contropotere territoriale. Giovanni Alimonti e Enzo Calvitti erano stati condannati rispettivamente a 11 anni, 6 mesi e 9 giorni e 18 anni, 7 mesi e 25 giorni. Anche loro erano delle brigate rosse. Infine c'è Giorgio Pietro Stefani, ex di Lotta Continua, condannato per l'omicidio del commissario Calabresi ad una pena di 14 anni, 2 mesi e 11 giorni. Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura sono riusciti a far perdere le loro tracce. I sette arrestati entro 48 ore saranno davanti alla Corte d'Appello di Parigi. Un giudice deciderà se dovranno rimanere in carcere o se potranno avere la libertà condizionata. Tutto questo in attesa dell'esame da parte della stessa Corte d'Appello delle richieste di estradizione presentate dal nostro Paese. È il risultato di un'attività sul piano della cooperazione giudiziaria e su quella internazionale di polizia che ha consentito di raggiungere questo importante risultato, che è un risultato del sistema paese. Immediate le reazioni. Il presidente Macron ha parlato di problema risolto come richiesto dall'Italia. Da Roma il premier Mario Draghi esprime soddisfazione per quella decisione di mettere fine all'impunità per chi ha lasciato ferite che ancora sono aperte.